Salve a tutti ragazzi, sono Lord Croc, sempre qui in compagnia di Ronin Kitten. Ciao Gabriel. Ciao. Ciao. Allora, siamo arrivati al punto in cui Shang Tsung l'ha messa tutti dove non batte il sole. Molto prevedibile, ma molto astuto. E sì, siamo arrivati contro Nightwolf. Si parte Wow. subito, sì, si parte subito con un crashing Tanta blow. violenza. Sai, penso che tra i personaggi del Combat Pack 1, Shang Tsung sia quello più interessante. Sebbene nei giochi precedenti Shang Tsung non me lo sia filato proprio per niente. L'hanno fatto troppo bene a mio parere qua. Sì, hanno aggiunto molte mosse in qui negli altri giochi, soprattutto nella era 3D. Diciamo Shang Tsung non era molto interessante, aveva solo le mosse di che ai tempi metà del roster l'aveva. Esatto. Però sì, le sue ultime apparizioni nei giochi l'hanno davvero rivoluzionato, se si può dire. Mi piace un sacco com'è. Sì. Il titolo morirà insieme a te. Sembra che abbia fatto una plastica facciale. Con la Non corona. appartiene Già. certo a te. I fratelli Invece sì, incazzati. la sua e la tua mi appartengono. Pensi di coglierci impreparati? Il tuo tradimento era nei piani, stregone. La tua natura ti impedisce di scegliere la retta via. Via che ho scelto porta alla sottomissione totale delle vostre anime. Quel futuro adesso è diventato inevitabile. Ok. Fight. Come qua. Doppia figura di merda. Ah, ancora un 2 contro 2. Non gli ho risucchiato. Già. D'essenza. Ma Consegna la tua anima. Non vuole. non vuole. Non Allora vuole beccati darcela. questo. Ora il vostro destino mi appartiene. Che bella figura, eh? No. Shang! Oddio. No, però dai! Mi ha resi vecchi. Eh No, li ha fatti crepare! se. Diamogli il colpo di grazia. Con piacere. No, teniamoli in vita. Ah, sono ancora vivi. Attingeremo al loro potere per l'eternità. Oh, ancora meglio. Che No, fine! sì, mi dispiace per Raiden e Fuji. Ma sì, dai, giocheranno a briscola ora. Guarda Dai qua. un 3. E ora, Cronica? Shang Tsung ha sfondato le nostre difese. Non siamo ancora sconfitti. Riusciremo a sopprimere la minaccia di Shang Tsung, ma ti occorrerà ricevere altro aiuto. Mia amata Cetrion, mi è servita con onore e devozione. Ora ti chiedo di compiere un'ultima impresa per me. Sì, madre. Ho capito. Ah!
Oh yeah. Proprio malevati dal cazzo. Mamma mia. I miei pro. La clessidra ci sta aspettando. Dietro quella porta si cela un potere sterminato. Un potere che apparterrà solo a noi. Vi prego, permettetemi. Io ho il presentimento che Shang Tsung a sua volta tradirà Shao Kahn e Sin Deo. Appunto. Mai fidarsi di Shang Tsung. Shang Tsung, il pretendente al mio titolo. Il tuo piano è stato arguto, ma alla fine non riuscirai a ottenere la vittoria. Uccideteli! Figata. Ah. Ah. Fatto diventare uno spiedino. Yeah. Ecco l'altro. No. Ah, ok. Pensavi. Davvero non capivo un cazzo. Sì, con tanto di cappello. Cronica. Certo che avevi proprio una squadra. Facilità ti ho sconfitta, Cronica. Grazie al tuo potere io regnerò per tutta l'eternità. Ecco. Se... figurati. Ciao, Carl. Uccidere Cronica è il mio destino. Ecco. Il tuo, invece, è servire me. I miei devoti sono... fonderanno la mia legge per tutti i regni. Il potere della corona ti ha dato alla testa. Nei tuoi deliri dimentichi qual è il tuo posto. Ma è soltanto un cane che tradisce i suoi padroni. È tempo di sopprimerlo. Come cazzo fanno, ma? L'ha un po' palpata, mentre la faccio. Sì. Detto, magari se crepo qui l'ultima goduria me la lasci. Ma stai zitto. Davvero imbarazzante per Shao Kahn, però fidarsi di Shansung. Sì. Ma appunto, cioè si è già fidato di Quan Chi in passato e si è vista come è andata a finire. Però, mia, adesso Shang Tsung ha più potere che mai, cioè, permettergli di portare la corona è stato... ancora più stupido, sì. Madonna. Forse non mi fa trasformare perché non ho il modificatore lì. Aspetta. È già morta. Dai, Shen, sorprendici. Poi non sarò più al tuo servizio e non ti obbedirò. No, dai, Shen. Oh, pure loro. Shokan vecchio. Di obbedire a me. No, sì. Loro sono proprio non morti. Non ti è rimasto più nessuno da tradire. Arrenditi, Cronica, finché sei ancora in tempo. Ti terrò in vita affinché tu possa servirmi nella nuova era.
O preferisci essere cancellata del tutto dalla storia? Bisogna avere grandi poteri e abilità per plasmare le sabbie del tempo. Puoi anche indossare la mia corona. Ma tu non potrai mai essere un titano! Ascolta, zucca pelata. Sono Shang Tsung. Shang figura di merda. Oh, è sto attacco. Già, non me lo ricordavo. Sì. Oh, chi spawna? Jackie, che cazzo ci fai qui? Ma nelle torri hanno aggiunto quel nuovo attacco quando affronti lei come boss? Non mi sembra di averlo visto, ma magari poi mi posso sbagliare. O magari quell'attacco c'è sempre stato, stiamo facendo una grande figura di merda. Super cronica. Sì, mi sa che perdo. Che succede? Ah, ancora Jackie. Ciao Cronica. Se fai il fatal blow non gli hai effetto. Ah, è vero, sì, è vero. Ah, fuck, è vero. Tutti gli uomini muoiono. Magari nella storia c'era un'eccezione. Ma va. Io l'ho fatto giusto per... cioè, sperando che gli togliesse un pochino di vita, ma gli ho fatto il solletico. Ma tu non potrai mai essere un titano. Mi sa che hai fatto peggio a farlo. Sì. Ti ha preso scoperto. Il fatto è che ogni volta che gli tiro un colpo si allontana. Hai finito di... Oh, mi stai rincoglionendo. Che spammer. Già. Come tutti i boss, tra l'altro. Ciao mignotta. Ah, questa ti è piaciuta, eh? Dai, vai a casa, va. Oh, è finito. Quante skin? Appartiene a me. Che bello vederti strisciare. Ti avrei concesso dei poteri oltre ogni limite. E di certo, l'obbedienza è di gran lunga preferibile alla morte. Io non sono una serva. Io sono una titanide. Lo eri, Cronica. Oh, pure lei. Sì. Vecchia e pelata. Ah, no, lei proprio diventa... Diventa proprio lettiera per gatti. Già. Ogni regno sarà costretto a eseguire il mio volere. Fermati prima di portare tutti alla rovina. Liu Kang del presente? Ormai non si capisce più niente. Quello che abbiamo lasciato in MK11, cioè la fine della storia originale. Credevo che finalmente avessi deciso di farti da parte. Una bugia, ovvero la tua specialità. Capisco. Sidra ha mostrato che solo io potevo usare la corona per sconfiggere Cronica. Tu mi hai lasciato vincere apposta. E per raggiungere tale scopo, non hai esitato a sacrificare le vite dei tuoi amici.
Ecco cosa ha detto a Fuji all'inizio. Essere così adorabilmente fitto e spietato. Non sono morti, Shang Tsung. Rivivranno nella mia nuova era. La tua nuova era. Tu stai sottovalutando le mie capacità, prescelto. Sono io ad avere la corona. Io ho assimilato il potere di Cronia. Tu potrai anche essere un dio. Ma il custode del tempo adesso sono solamente io. Tu non sei più in grado di sconfiggermi. Lo pensava anche Cronica, Shang Tsung. E anche tu condividerai il suo destino. Bella scelta. Shang Tsung, dai. Sì, anch'io sono più propenso senso. Viva i cattivi! Viva il caos! Vaffanculo. Continuerò a gustarmi la tua morte per tutta l'eternità. Bello comunque come finale. Sì. Le tue visioni sono deliri. Deliri di una mente instabile. Bello perché proprio la fine di Mortal Kombat 1, da che tra un Shaolin e un stregone semplici, tra virgolette, abbiamo adesso il Super Day. Un Shaolin Dio, esatto. Un Shaolin Dio e un stregone del tempo. Bello che l'hanno fatto finire così tra Liu Kang e Shang Tsung. Sì, sì, è vero. Finale classico è bello. Mi donerai forza. Rain, che cazzo ci fai? Controllerà il tempo, Rain. Adesso ci sarà in ogni Mortal Kombat. Sì. Anche nel 10. Riavvia il tempo giusto per essere Riavvia, Rain. Sì. Esatto, in ogni roster. Ma rispetto a Cronica, praticamente Liu Kang sta fermo. Cioè, si sta facendo menare. Sì, sì. Vabbè, dammi l'anima, va. Pagliaccio. Quanto schifo. Sì. Vediamo. Consiglio di goderti a fondo i tuoi ultimi istanti. Prima che giunga la tua disfatta definitiva. Il potere che una volta ti apparteneva, adesso è mio. Lo sarà per sempre. Oh. È la moto. Invecchiamento precoce. È diventato Dio. Sì. Non ha gli occhi azzurri lui. No. Ecco i complimenti. Hai mandato tutto a puttana. Viva il... tutto a puttana. Raiden? Oddio. La madonna. Parlate, miei servi. Signore, missione compiuta. Regno esterno, terra e regno occulto sono stati conquistati. Come stabilito. Ora tocca ai regni del caos e dell'ordine. Presto tutti i reami dovranno piegarsi ai tuoi comandi. È la no, super chance. È inquietante. Sì. Finalmente è giunto il momento. Wow. Sì, non ci rimane che fare il secondo finale. Avresti dovuto accettare la mia offerta. Ti avrei concesso dei poteri oltre ogni limite. E di certo, l'obbedienza è di gran lunga preferibile alla morte. Pelata, here we go again. Io sono una titanide! Lo eri, Cronica. Sciocchina.
destino sono sotto il mio controllo. Ogni regno sarà costretto a eseguire il mio volere. Ho un po' la sensazione che magari Shang Tsung sarà più forte di Liu Kang. Anch'io lo stavo pensando, sai. Fermati. È stato un po' troppo scontato questo ultimo incontro. Yeah. Magari perché essendo un finale alternativo, magari proprio Liu Kang deve vincere. Esatto. No, lo scopriremo tra poco. Liu Kang. Credevo che finalmente avessi deciso di farti da parte. Una bugia, ovvero la tua specialità. Capisco. Ma che narici. L'essidra ha mostrato che solo io devo usare la corona per sconfiggere. Da lì proviene il suo potere. Tu sì. Mi hai lasciato vincere. Vorrei metterci un gancio per dentro. Aggiungere tale scopo. Ma perché? Giusto per farlo. Sì. Essere così adorabilmente freddo e spietato. Non sono morti, Shang Tsung. Rivivranno nella mia nuova era. La tua nuova era? Tu stai sottovalutando le mie capacità, prescelto. Sono io ad avere la corona. Io ho assimilato il potere di Cronica. Tu potrai anche essere un dio. Ma il custode del tempo adesso sono solamente io. Tu non l'ha fatto pure sei rima. In grado di sconfiggermi. Lo pensava anche Cronica, Shang Tsung. E anche tu condividerai il suo destino. Avanti, scegli il tuo destino finale. Liu Kang. Consegnami la corona. Questa è la tua unica occasione. La mia unica occasione. Questo è il mio trionfo. Ed è anche la tua disfatta. La tua inutile esistenza volge al termine. Ascolta, non toccarmi, Super Jackie Chan del fuoco. Beh, finora... finora mi sembra... uguale, se non peggio. Sì. Arrenditi, titani. C'è anche da dire che comunque Liu Kang è forte. Cioè, in questo caso. Però non capisco perché Cronica si sia fatta desiderare. Rinnego questo futuro. Ok. Devo stirarmi un po' i muscoli. Ah. Si è svegliato. Sono qui, pirla. Pensa per te. Wow. Voglio che sia chiaro, Shang Tsung. Hai scelto tu il tuo destino. Senza corona, senza niente. No. Sì, con quella roba là. Le linee temporali saranno libere dal tuo influsso nefasto. Shang. So che eri un infame, però... no, dai, non te ne andare. Da vederlo dio gigante. Sì. Un culo di sangue. Per gatti. Sì. Mi muovo in diagonale perché fa più figo. Già, ma... alquanto ambiguo. Tutti Shaolin. Sì. Ah, l'Accademia Wuxi.
Lao. Ma dove... chi? E tu chi sei? Sono Lord Liu Kang, dio del tuono e del fuoco. Dio del... Le chiedo venia, mio signore. Tranquillo, Kung Lao. Tu sei umile. Non come il Kung Lao che conoscevo. Il Kung Lao che conoscevi? Te ne parlerò un'altra volta. Io desidero avere te come mio campione, Kung Lao. Abbiamo da fare. Dovrai essere pronto. Allenato. Allenato? Per cosa? Ah. Vuole far ripartire il Mortal Kombat. Mortal Kombat, già, sì. Wow, davvero... Sì. Entrambi i finali hanno avuto qualcosa da dire. Sì. Interessanti, interessanti. Mi aspettavo un... non lo so. Cioè, Ed Boon ha detto che questa dovrebbe essere la fine... Cioè, la storia conclusiva di Mortal Kombat 11. Non so se in futuro ci sarà un'altra espansione. Perché... Riguardante la storia, sì. Anche in questa storia ci sono state dei... Proprio delle scene che ti fanno capire... Questa non me l'ha raccontata tutta, no? Come quando Geras che è stato mandato nel Regno del Caos con Evic, no? Già. Da Evic, non si sa poi cosa è successo. Sì. No. Sembra che ci siano ancora delle parti incomplete, diciamo. Esatto, esatto. Così come lo era la storia di Mortal Kombat 11 del gioco base. Già. Va bene, quindi il nostro walkthrough di Mortal Kombat 11 Aftermath termina qui. A me è piaciuto molto, immagino anche a te. Anche a te, Gabriele. Sì, sì, sì. Bellissimo. Sì. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, mettete un like, iscrivetevi e condividete e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti! Ciao, ciao ciao!